Cioè, era la persona più pacata e nella sua pacatezza insegnava più di tanti che parlano al vento. Un grande esempio, una grande eredità, quella che lascia Piero Bruni, uno dei due dipendenti deceduti all'interno dell'archivio di Stato. Il funerale si è svolto qui nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, una comunità che si è stretta attorno alla famiglia. E che ha ricordato Piero per quello che rappresentava per questa comunità. Sapeva ascoltare, ascoltare in silenzio senza giudicare. E questo ti riempiva l'anima. Comunque, Piero, a nome mio e dei miei colleghi, grazie per averci illuminato, per averci donato la tua ricchezza d'animo e la tua semplicità, la tua umiltà e la tua grande fede. Grazie, 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 grazie. Una guida, questo era Piero Bruni, diacono nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Arezzo. Alla cerimonia hanno partecipato tutte le autorità civili, militari e religiose della città e il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli. Un ministro che viene per solidarietà, benissimo, è vicino alla famiglia, però bisogna fare qualcosa. Ci sono delle grosse perplessità perché in altre strutture questo sistema di gas l'hanno tolto e lì ancora c'è restato, non si capisce perché. La moglie Monica e i figli Simone e Matteo hanno ricevuto il calore e l'abbraccio di un'intera comunità che si è stretta attorno a questa famiglia che non rimarrà da sola. Cara Piero, ti facciamo una promessa. Insieme a te ci prenderemo cura con tanto amore della tua famiglia che mai ci sentirà sola e rimarrai per sempre nel cuore della tua famiglia parrocchiale.